Ciao, benvenuti o bentornati nel mio canale. Scusatemi un sacco per l'assenza, scusate per l'inquadratura che non mi convince particolarmente, anche la luce non mi convince in modo particolare. Scusate l'assenza dal canale, purtroppo sono veramente incasinatissima questo periodo. Infatti ringrazio anche Isia per la pazienza, che è la ragazza con cui collaboro per i preferiti. Abbiate pazienza, comunque cerco di tornare il prima possibile. Come vi dicevo, questo è un video preferiti in collaborazione con Isabella del canale Isabella M, che vi linko qui, cioè vi scrivo qui e vi linko in info box. E in questo video preferiti, se non ricordo male, uniamo 2 mesi, quindi maggio e giugno, perché appunto a maggio, per problemi sia miei che suoi, cioè di tempo, non eravamo riuscite a girare né appunto caricare il video. Quindi uniamo questi 2 mesi, così insomma. Riusciamo anche, secondo me è anche bello farlo ogni tanto perché riusciamo a parlarvi meglio dei prodotti, cioè in modo più approfondito, diciamo. Comunque direi di partire subito. Questo mese ho solamente un prodotto beauty e tutto il resto sono prodotti make-up, quindi vabbè, in linea col mio canale. Partendo dal prodottino beauty, vi parlerò di questo siero viso della Omia, l'olio d'argan. È la seconda boccetta che ricompro. E l'ho quasi terminata, cioè oddio, sono a più della metà, diciamo. Questo prodotto qui l'aveva consigliato proprio Isa in un suo video l'anno scorso, e da quando l'ho scoperto non l'ho più mollato, diciamo, perché d'estate utilizzo solo lui, perché come sapete soffro il caldo e non potrei pensare di mettere una crema idratante o cose del genere, quindi utilizzo lui che è estremamente idratante, però allo stesso tempo si assorbe velocemente, in più è molto molto leggero. Quindi sì, è super indicato per l'estate, e invece d'inverno lo utilizzo sotto la crema idratante. La sera, quindi la sera io faccio la mia skincare routine, struccaggio, detersione, eccetera. Poi applico questo siero qui. Infine applico la crema idratante. Quindi d'inverno do una bella botta di vita alla mia pelle secca. Madonna, mi sembra si veda scurissimo e ho gli ISO al massimo. Quindi vabbè, portate pazienza, vedo di risolvere un pochettino con l'editing poi. Comunque sì, appunto, ve lo consiglio un sacco, non ha un costo elevatissimo come i soliti, insomma, sieri, quelli belle bombe di idratazione, però questo qui è validissimo, ha un costo di 7 euro, quindi mi sembra di averlo pagato tra i 7 e i 10 euro, comunque non di più, e sinceramente mi sento di consigliarvelo tantissimo perché per la mia pelle che è tendenzialmente secca d'inverno e mista d'estate, va benissimo. Passando poi al make-up, ho due spray, come vogliamo chiamarli. Uno è il NYX Matte Finish, eccolo qui, questa è una mini size, e NYX Professional Makeup, vabbè, se ne frega, il setting spray, quello mattificante. Mi piace un sacco, soprattutto d'estate. Non rende il viso opaco, nel senso non mi è parsa questa cosa, però rende il viso super settato, nel senso che il make-up vi dura abbastanza. Con questo prodottino qui non lo rende appunto matte così, però d'estate è una manna dal cielo perché vi rinfrescate un sacco e in più fate in modo che il vostro make-up non sia insomma soggetto a sudorazione, cose del genere, o meglio sudate lo stesso, però secondo me questo qui fa la sua buona parte e sinceramente ve lo consiglio. Non ho mai provato la full size, ho solamente la mini size che avevo trovato in un regalo che mi era stato fatto la pochette, quella con i prodottini da viaggio della NYX. E quindi no, non credo sia differente, penso che il prodotto sia lo stesso. Però per essere una mini size contiene abbastanza prodotto perché contiene 18 ml e io penso di essere tipo arrivata qui. E l'ho utilizzato parecchio questi 2 mesi, quindi
Quindi sì, ve lo consiglio. Tra l'altro non mi sono truccata tantissimo questi 2 mesi perché appunto sono stata molto molto indaffarata e proprio truccarmi era l'ultimo dei miei pensieri. Oggi è la prima volta, dopo molto, che faccio un make-up, cioè completo, nel senso invece del solito mascara, rossetto, correttore e basta. Ho fatto anche un po' di bronzing, non ho messo il rossetto. Ho messo l'eyeliner, ho messo gli ombretti, insomma, contenta di essermi truccata. Mi piace un sacco truccare e truccarmi, quindi così. E nulla, quindi sì, questo ve lo consiglio. Il secondo spray che ho è di Essence ed è il Prime and Studio. Questo qui HD Hydra Primer Primer Spray ed è energizzante e idratante. Con acqua di cocco. Secondo me non sa proprio da cocco, eh? Ve lo dico. C'è un odore di cocco, ma tipo molto molto chimico, nel senso non è cocco di quello normale, diciamo. Mi piace tantissimo perché è appunto un primer, questo qui non è un setting spray. È un primer che è veramente una bomba, nel senso che sotto il correttore al fondo, insomma, vi idrata tantissimo, vi sentite la pelle super super compatta, super piallata come, è fantastico. Il trucco mi dura, però non lo so se mi dura di più. Ve lo consiglio, poi tra l'altro ha un prezzo molto basso. Mi sono trovata, quelle poche volte che mi truccavo, ad utilizzare il NYX Epic Ink Liner. Come sapete ho in progetto smaltimento il Kiko Lasting Gel, come si chiama? Lasting Gel Eyeliner, che però sinceramente non performa più come prima perché ho tutto un po' secco, penso che lo butterò perché insomma non voglio tenere una cosa che non utilizzo, non perché non mi piace ma perché appunto si è seccata. E ho utilizzato tantissimo l'Epic Ink Liner di NYX, che sinceramente adoro alla follia. All'inizio non mi piaceva per niente perché, non lo so, non riuscivo a stenderlo bene. Facevo delle linee che ero abituata a non aver mai avuto nessun tipo di problema con l'applicazione dell'eyeliner, nel senso anni e anni di pratica mi avevano portato a una sicurezza tale che io mi facevo l'eyeliner ogni giorno, nel senso che per me il trucco veloce da tutti i giorni era eyeliner e mascara e basta. Quindi lo applicavo con una certa consapevolezza. Con questo non riuscivo ad avere lo stesso risultato, mi venivano delle linee terribili. Infatti io ho smesso di applicare l'eyeliner perché avevo accantonato questo qui. Dopo un po' l'ho ripreso in mano perché ho detto: ma che cavolo, se tutte ne parlano strabene perché non deve piacere a me proprio a me. E allora l'ho ripreso in mano, pratica, pratica, pratica. Secondo me, un po' con il passare del tempo da quando l'ho aperto, si è un po' addensata la formula, diciamo la consistenza. E devo dire che adesso è il mio eyeliner preferito. Riesco a fare delle linee, non vi verrà una linea sottile di quelle invisibili, assolutamente no, perché il pennellino non ve lo consente, cioè è fatto tutto in peletti, non è di quelli in feltro, quindi è fatto tutto a peletti, il prodotto viene rilasciato in modo sempre uguale, nel senso non ha bisogno di assorbire il prodotto, il pennellino, ma il prodotto cola giù sempre nello stesso modo e questo secondo me è un punto, un gran punto a favore per questo eyeliner di NYX. L'unica cosa è che secondo me ne esce veramente tanto di prodotto, quindi sì, però se riuscite a gestirlo vi verrà una linea bellissima. In più il colore è nerissimo, pienissimo, non è opaco, è un eyeliner lucido o comunque semilucido, però il nero è una cosa, cioè, veramente pazzesco. Vi faccio vedere la linea che ho fatto. Cioè, è fantastico, riuscite veramente, dopo che avete preso la mano, non lo mollerete più, infatti appena finisce lo ricompro. Tra l'altro una cosa che ho notato è che non finisce mai, cioè non so come sia possibile. Passiamo poi al Gentleman di Mulac. Io ragazzi non riesco ad acquistare
ogni mese un sacco di prodotti, nel senso che ne ho già tanti e trucco solo me stessa, nel senso sono una gran collezionista, però mi rendo anche conto che tante volte, cioè, non ce la faccio proprio ad acquistare, a parte economicamente, ad acquistare tutte le nuove uscite, non riesco a stare al passo proprio e quindi sì, nei miei video per il momento non vedrete prodotti sempre nuovi, ma vedrete anche cose che ripesco dopo mesi dalla mia makeup collection. Ed è il caso di Gentleman di Mulak, il mascara della Mulak appunto. È questo mascara estremamente incurvante, ha appunto lo scovolino incurvato e lo adoro. Ha un effetto veramente pazzesco, secondo me, sugli occhi, tutt'altro che naturale, ma esagerato proprio, e ha un potere incurvante veramente pazzesco e incredibile, nel senso che io piego le ciglia con il piegaciglia perché ho le ciglia all'inizio sono tipo molto curvate, metà alla fine sono dritte e anzi a volte vanno anche un po' in giù. Ho bisogno di mascara che mi mantenga la forma semplicemente, che non cali, che non pesi sulle mie ciglia, e questo è fantastico. Me le incurva un sacco e in più ha un effetto esagerato, allungante ma anche volumizzante, pazzesco. Quindi sì, ve lo consiglio. L'unica cosa che vi consiglio di fare, siccome lo scovolino a mio avviso preleva tantissimo prodotto, vi consiglio di fare questa cosa qui. Scaricate per bene il prodotto e poi applicate, al limite fate due passate, perché secondo me ne prende su moltissimo quello scovolino, però a parte questo è fantastico. Ho il chiacchieratissimo Close Up di Nabla, il correttore, il mio nella tonalità Ivory, che è la seconda, e non credo mi abbronzerò molto quest'estate, quindi andrà benissimo. Ha un prezzo di 14 euro. Mi pare. E sinceramente io mi sento di consigliarvelo proprio ad occhi chiusi, nel senso che è iper coprente, ha uno scovolino, questo qui è molto molto grande, ha uno scovolino che vi permette di, questo quantitativo qui di prodotto, voi lo applicate per due occhi e anche per le imperfezioni varie del viso, eccetera. Quindi sinceramente dicono che ci siano pochi prodotti, sono 4 ml. Non ci ho mai fatto caso, mai in nessun prodotto guardo gli ml, quindi sinceramente non so dirvi, però cioè, so che quello che tirate su è quello che vi serve per quell'applicazione, per tutto quello che dovete fare, ecco, almeno a me. Quindi mi sento di consigliarvelo, è super super coprente. Sinceramente, ho sentito dire che secca tantissimo il contorno occhi. Io non ho notato questa cosa assolutamente, anzi, mi sembra che copra bene, si fissi quasi istantaneamente. Insomma, dovete essere abbastanza veloci a sfumarlo bene, però poi rimane lì e non si muove finché non lo struccate. Quindi, sinceramente, non ho notato questa cosa, ma può essere che dipenda, insomma, dalla tipologia di pelle, questo non so dirvelo. Vi ho detto, d'inverno ho la pelle secca, d'estate tendenzialmente normale mista, quindi e non ho notato questa cosa. Comunque sia, così. E ho un'ultima novità con cui mi sono trovata sinceramente estremamente bene, ed è il nuovo rossetto liquido di Mulak della collezione Feminine. Hey bellezza, a parte il nome che non mi piace per niente, però questo è un prodotto secondo me di gran qualità, nel senso che vabbè, ha questo scovolino qui piatto con cui io sinceramente mi trovo benissimo con l'applicazione, è super super preciso e rilascia il giusto quantitativo di prodotto, quindi sì. La formula, parlando della formula, è stupenda, vi faccio uno swatchino così. Vediamo anche quando si asciuga, eccolo qui. Come vedete il colore è pienissimo, veramente pieno, pieno, pieno. È un colore bellissimo, è un tipo un rosso un po' mattonato, secondo me, scuretto,
che su di me sta benissimo, almeno non per essere modesta, però nel range di colori che ho è uno dei rossi che mi sta meglio, diciamo, e che mi trovo a sfruttare sempre. Come consistenza non è assolutamente paragonabile alle, come si chiamano, Velvet Ink, ma è più paragonabile ai prodotti, ai rossetti liquidi di Nabla. È cremosina, quasi idratante o comunque rimpolpante nel senso, e boh, mi piace tantissimo, è super confortevole. Io non ho avuto alcun problema di secchezza, sì, che mi seccasse le labbra assolutamente. Non ha una durata di quelle che dici, la Madonna, che roba. Ha una durata normalissima, a mio avviso, però migliore di quelli di Nabla. E non è per far paragoni o perché preferisco una all'altra, preferisco delle cose di Nabla. Preferisco delle cose di Mulak, non mi cambia proprio niente, mi piacciono entrambe come marchi. Per esempio, gli ombretti preferisco di gran lunga quelli di Mulak a quelli di Nabla. Altre preferiscono quelli di Nabla. Insomma, sono preferenze, ecco, niente di che. Trovo che quelli di Nabla erano i miei rossetti liquidi preferiti in assoluto, però avevano una pecca, che era quella sulle mie labbra, parlo esclusivamente sulle mie labbra, di durare sì bene per molte ore, però di andare via in modo orribile alcune colorazioni, scusate, non ho specificato questo. Per esempio Kernel su di me, grande amore, è fantastica, mi dura un sacco, bellissima. Kernel su di me, tipo dopo aver detto ciao, ho già tutto il centro eliminato e ho praticamente solo il contorno ed è bruttissima questa cosa. Io preferisco tipo questo, quando va via dalle labbra, comunque le labbra rimangono un pochettino tinte e quindi poi si struccano tranquillamente e quindi sembra un prodotto tipo degradé, nel senso. Vabbè, non è un bellissimo effetto ugualmente, però migliore secondo me. E onestamente questi qui li preferisco ai Nabla unicamente per quel dettaglio lì, altrimenti secondo me sono al loro livello. Comunque ora si è opacizzato, appunto. Beh, non è ancora completamente asciutto, però poi si asciuga, rimane no transfer, è fantastico. E nulla, ve li consiglio, vi consiglio di provarli, non so se sia una limited edition. Bene. Io ho finito con i miei prodotti preferiti, spero tantissimo vi sia piaciuto il video e scusatemi per l'assenza ancora, però purtroppo cause di forza maggiore, ma tornerò, ve l'ho detto. Mi raccomando, seguite Isa del canale Isabella M, ve la linko in info box e anche nel primo commento se mi ricordo, e perché lei è fantastica, è super carina e vi consiglio di vedere i suoi video, ecco. Tratta di make-up, beauty, ma anche bullet journal, che è una tipologia di video che adoro e mi rilassa tantissimo. Nulla, noi se vi va ci vediamo alla prossima. Vi lascio il mio Instagram, da qualche parte lì sono più attiva quasi giornalmente con le stories. E nulla, ciao!